understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back oh, no more. Oh, now, baby. Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa seconda parte di Casa Chalet. Come vedete sono in compagnia di Gaetano Pragliola. Buongiorno. Buongiorno Gaetano, uno dei giornalisti del nostro DG Club, perché parliamo del vento, no? Vento killer, il primo, diciamo così, la prima vittima di questo vento sono stato io stanotte perché non ho dormito. C'era la signora a fianco con la veneziana aperta e quella c'è ogni... È stato un evento un po' inaspettato, molto particolare. Proviamo a capire cosa è successo sulle nostre strade, cosa si poteva anche evitare. Ma come tutte le mattine, prima di cominciare la nostra chiacchierata, andiamo al TG, dove per noi c'è Cristina Liguori con le notizie del giorno. Buongiorno Cristina. Sì, Don Francesco, buongiorno. Allora anche noi oggi parleremo del vento e dei danni causati dalle forti raffiche. Parleremo poi di una scuola di Melito nella quale si sono registrati gravi disagi nelle aule, e poi parleremo ancora dell'impianto che dovrà smaltire le ecoballe a Giuliano, perché abbiamo intervistato anche il sindaco. E poi cronaca e tanto sport. Ti restituisco la linea. Ecco, allora ritorniamo in studio, grazie Cristina, come sempre ti seguiremo con i nostri telespettatori subito dopo Casa Chalet. Buongiorno ancora Gaetano. Buongiorno ancora a voi. Ah, indubbiamente l'immagine virale che abbiamo tutti trovato e forse anche postato sulle nostre pagine social è questa insegna cartellone, caduta, certo, sull'asse mediano, non la Villa di Terno. Sulla Villa di Terno all'altezza di Succivo, stamani all'alba, mentre molte persone si stavano recando al lavoro, già a quell'ora si sono ritrovati con questo cartellone abbastanza grosso che è praticamente crollato sulla statale. Fortunatamente non ci sono feriti, non è la prima volta che accade una cosa del genere e fortunatamente anche questa volta non parliamo di feriti. Ecco, no? Gaetano, è come dici tu, no? Grazie a Dio non abbiamo feriti, grazie a Dio. Sì, perché in perché effetti poi se cade un cartellone del genere a finire sopra qualcuno e lo uccide, qualcuno dice è colpa di Dio, no? Perché poteva proteggere quella macchina. Sicuramente c'è una componente, basta solo la protezione divina, fatto, o c'è bisogno di qualcuno che ci protegga. No, non può essere solo più quello, perché abbiamo comunque tecnologie abbastanza avanzate, non credo che nel 2018 un bullone possa decidere la vita di una persona. Esatto. Abbiamo persone pagate per controllare, persone pagate per fare questo, però purtroppo, come spesso capita in questo paese, manca la prevenzione e la manutenzione. Tu prima accennavi al fatto di Genova, in proporzione fortunatamente in questo caso non possiamo paragonarlo a quel tragico avvenimento avvenuto poco più di un mese fa, però parliamo ancora di un problema di prevenzione. Giustamente non può essere paragonato a quello, ma nulla toglie che anche la vita di una sola persona è una vita sacra. Assolutamente. No? E come dicevi tu, non può essere, dicevo, che causa di un bullone uno mette in gioco la propria dopo vita. Dopo il crollo di quel ponte c'è stato un maxi controllo anche sulle arterie napoletane, c'è stata una commissione consiliare apposita del Comune di Napoli, sono stati controlli da parte di Tangenziale di Napoli e di Autostrade Meridionali, ma questo però andava fatto già prima secondo me. Invece c'è stato il crollo di un ponte, si è creata la psicologia e poi siamo andati a controllare tutti i viadotti cittadini. Speriamo che poi non passa la notizia ponte e tutto gli torna a tacere, nel senso che abbiamo fatto sti controlli e poi magari tra abbiamo due un po' anni, di visibilità e tutto si chiude là. Io so che al TG avete preparato un servizio che racchiude un po' i disagi di questa mattinata, e quindi lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori. Dalla regia possiamo mandare questo servizio. Di vento e disagi alla circolazione, è bastato un primo accenno di autunno per mandare in tilt la circolazione stradale e provocare i primi danni. Lungo una ramificazione dell'asse mediano ad altezza del comune di Succivo è crollato un cartellone stradale. Solo per miracolo non stiamo raccontando di una tragedia. Sull'asse viario si sono formati 6 km di coda e la strada è stata chiusa. Pesantissimi disagi per gli automobilisti rimasti bloccati per ore. Tragedia sfiorata anche a Napoli, un albero all'esterno del liceo San Nazaro è crollato distruggendo una macchina parcheggiata lungo via Puccini. La strada è frequentatissima dagli studenti, a pochi metri c'è infatti l'ingresso dell'istituto scolastico. Proprio ieri la Protezione Civile regionale aveva inviato un'allerta meteo annunciando disagi e problemi per l'intero territorio. L'allerta durerà fino a domani alle 20, l'area interessata è la Piana Campana, Napoli, area vesuviana, ci sarà anche mare agitato a largo e lungo le coste delle isole.
Ecco, grazie a Dio in macchina non c'era nessuno, però intanto tra l'albero è nei caduto. Pressi di un liceo, siamo nel cuore del Vomero, in via Puccini. Nazaro, tra l'altro orario in cui la gente va a scuola, vanno al lavoro, e tra l'altro una triste fotografia che ha ricordato un po' una tragedia già avvenuta qualche anno fa, anche a Napoli, ma anche a Giuliano, no? Una scuola elementare 2 anni fortunatamente fa, fortunatamente anche lì non ci sono stati danni a persone, ma sicuramente mi ricordo che quando è caduto quell'albero c'era una macchina di una professoressa che era appena entrata a scuola, grazie a Dio ne è scesa illesa. Invece quello che raccontavi tu era qualcosa che ha provocato... In via Nilo Falcone, quindi siamo sempre nello stesso quartiere di stamani, al Vomero, in cui questa signora accompagnò i figli a scuola e rimase travolta da questo pino, Maxi Pino, che tra l'altro era stato già controllato mesi prima, infatti c'è un processo tuttora in corso in cui è imputato anche un agronomo che era stato nominato dal comune di Napoli. Pensava, quell'albero è stato addirittura controllato poco prima di crollare, e però era mancato questo intervento. Dunque, Gaetano, è altrettanto vero a volte che anche nostre, certo, ci mette proprio lo zampino, nel senso che io l'altro giorno parlavo con una dirigente scolastica proprio del problema di questi pini secolari, no? Di questi pini che non possono essere abbattuti, certo, non possono essere abbattuti, intanto è difficile a volte avere la manutenzione o la messa in sicurezza, e ci chiediamo perché un pino magari che non si trova proprio sulla riviera, che non si trova proprio sulla collina del Vomero, ma si trova in una scuola, che tutto sommato potrebbe essere sostituito da qualche altra pianta, sì, no? Per secolare, dare comunque, ricordo, il verde, anche adesso è la stessa storia, perché non possiamo tirare giù questi pini e avere la sicurezza dei ragazzi che stanno a scuola. I maggiori interventi eseguiti stamani dai vigili del fuoco tra Napoli e provincia riguardano proprio i rami, che non credo ci voglia molto ad andare a potare un albero e quantomeno metterlo in sicurezza. Quando poi noi sappiamo bene che ci sono già degli stanziamenti che normalmente un anno la municipalità mette a carico di aziende, no? Certo, per la manutenzione del verde pubblico. A volte bisognerebbe capire anche i controlli che si fanno circa queste manutenzioni del verde pubblico. Intanto noi in redazione abbiamo proprio un video, un servizio che ci racconta cosa è successo 2 anni fa per la caduta di un albero in una scuola di Giuliano. Dalla regia possiamo mandare il video. Stavamo facendo l'entrata di là e su, all'improvviso abbiamo sentito un rumore enorme. Pensavamo che era qualche incidente fuori alla scuola, invece siamo corsi qua, stava la maestra, non si vedeva sotto i rami. 3 o 4 di noi l'abbiamo tirata fuori e fortunatamente per lei è andata bene così. Perché guardate là, se prendeva quel tronco, è scesa da dentro la sua macchina, come è arrivata qua, è caduto l'albero. Speriamo che va tutto bene. Su questi alberi abbiamo molto spesso segnalato al comune che avevano bisogno di manutenzione per i rami principalmente, che sporgevano tanto. E questa manutenzione è stata fatta la potatura, è stata guardata la cosa, ma penso che questo evento era difficilmente prevedibile, in quanto si è sradicato proprio l'albero da sotto. Se si guarda il filmato che abbiamo dentro, sembra è agghiacciante, perché sembra quasi che quest'albero aspettava la signora che passava. Vedevamo anche noi questo video e ci dicevamo veramente impressionante. Gaetano, sì, ma di che ombrelli abbiamo bisogno per camminare per strada? Ombrelli d'acciaio a questo punto. Sì, veramente dei parafulmini dovremmo dire, no, da queste calamità. C'era, perché poi voglio dire, a volte è il cattivo tempo, il vento, a volte la pioggia, piuttosto a volte anche il buon tempo, no? Il troppo sole, il troppo, certo, caldo. Sembra sempre che ormai questa natura sia così avversa all'uomo, oppure l'uomo che non rispettando più la natura se la trova con. Sicuramente ci questi troviamo sempre di più dinanzi ad eventi atmosferici molto particolari, no? Nelle settimane scorse si parlava addirittura di rischio tornado nel Mediterraneo, seppur un tornado di tra la Sardegna e la Sicilia, esatto, no? In quella zona tropicali, però chiaramente negli ultimi tempi ci troviamo spesso in questi fenomeni particolari, dunque la manutenzione andrebbe sicuramente ancora di più aumentata e migliorata, ma siamo sempre lì, a quanto pare la prevenzione è ancora assente. Mi ricordo bene che una signora nella mia precedente parrocchia, si chiama signora Diana, ci segue tutti i giorni, io ne approfitto pure per salutarla. Lei lo sa come diceva, dice: allora, d'estate ci dicono che gli anziani non possono uscire perché fa caldo, d'inverno perché piove, ma allora noi anziani non possiamo più uscire di casa. E a volte credo che lo stesso problema ce lo facciamo tutti, no? Perché come dicevi tu prima, questo tempo che cambia, no? È sempre più stabile, forse diciamo anche la pioggia di quest'estate, no? Ci ha acchiappati veramente un po' impreparati. Certo. Però, strade allagate in continuazione, anche nelle ultime piogge. L'anno scorso avevamo la siccità, dunque credo che ci siano le tecnologie per prevenire e per intervenire, dunque perché non lo si fa magari a volte la politica, perché poi parte comunque da lì, parte dai nostri governanti, impegnata in altro, secondo me
e non va ad intervenire su questi che poi sono dei problemi seri, no? Anche perché poi la parola d'ordine un po' a Casa Chalet in questa settimana, anche per situazioni completamente diverse, è stata quella denunciamo, no? Oppure quantomeno, insomma, facciamo capire, cioè una telefonata non costa nulla, alzare una telefonata, certo, chiamare l'ente locale per dire guarda, abbiamo visto questo ramo spezzato, abbiamo visto. Ma molto spesso la gente è un po' disillusa anche per quanto riguarda questa situazione, perché cioè, a volte abbiamo anche chiamato, no? Abbiamo più volte denunciato questo... le situazioni, ma non ci sono. Questo lo notiamo anche noi quando facciamo i nostri servizi giornalistici, no, magari invitiamo persone a parlare in video dinanzi alle telecamere e dicono vabbè tanto cosa cambia. Dobbiamo dire che spesso siamo riusciti anche noi a risolvere questioni, perché poi accendere i riflettori ed alzare la voce da parte dei cittadini è sempre una cosa positiva, no? Non far passare tutto nel dimenticatoio, però c'è sicuramente sfiducia. Devo dire che è un problema, non riguarda solo le nostre zone, ma è un po' generale, nazionale, anche una sorta di menefreghismo che vediamo negli uffici pubblici, questo c'è da dire. Diciamo, quando si segnala un problema la persona viene... L'altra settimana abbiamo avuto qui ospite il vice comandante, no, della Polizia Petraio. Municipale, Petraio, abbiamo parlato un po' dei disagi del centro, per esempio stamattina io arrivando qui in televisione ho trovato un carro attrezzo che si portava via una macchina davanti a Claudio, selvaggia, a Claudio, no, il giornalaio, abbiamo visto multe fatte, la gente un po' più preoccupata nel lasciare così a caso la macchina per strada, perché a volte lo diceva anche Carmine, non è che sempre ne dobbiamo fare delle sanzioni, però sembra che a volte il cittadino abbia bisogno ancora di sanzioni, serve comunque la repressione, perché è brutto veramente pensare che magari l'aiuto, la buona convivenza di tutti con un po' di educazione civica permetteremo anche a tante situazioni di migliorare in città. C'è molta superficialità anche, no vabbè l'ho messo a un minuto, l'ho messo a due minuti anche in quel caso e... Però intanto io adesso pensavo, no, mentre parlavamo anche a Santa Caterina, no? Ti ricordi l'anno scorso Santa Caterina, certo, una pioggia molto insistente, diciamo così, in quei giorni tira giù quel tratto di strada, anche in quel caso siamo detti meno male che era notte, meno male che non passava nessuno, qualche nostro telespettatore ci ha raccontato anche le storie di qualcuno che era passato 10 minuti, certo, prima, no? Anche quello è una tragedia però sfiorata. Però magari si sente di più la mano dell'uomo, no? Di chi ha costruito, di come è stato edificato quel quartiere e quel territorio. Dunque a monte, a differenza di ciò che è accaduto stamani con i cartelloni e gli alberi crollati, c'è una componente che non riguarda solo il fato, il destino e gli eventi atmosferici. E anche diciamo naturali, che anche in quel ma... caso, no? Mi ricordo che forse proprio tu l'hai fatto, intervistando qualche persona del posto, hanno detto che comunque avevano denunciato che si sentiva, no, un cedimento territoriale prima. Dunque anche lì c'è quello e quello, c'è il costruire in una zona comunque particolare dove passava quest'alveo anni fa, era un alveo che poi è stato ricoperto, e poi ci sono i problemi che arrivano fino ai giorni nostri, che è appunto quello della prevenzione, degli interventi che andavano fatti che a quanto pare non sono stati fatti, fino ad arrivare alla tragedia sferata. E questo ormai sembra essere diventato il paese, la nazione, l'Italia delle tragedie sfiorate. In parte le tragedie evitate, ma a volte anche delle tragedie annunciate, perché delle situazioni, certo, sono abbastanza lampanti. Adesso è venuto giù il ponte di Genova, come dicevi tu, ci sono tanti interventi, ma quanto spesso abbiamo un po' tutti denunciato anche lo stato delle nostre strade, dei nostri ponti. Io per esempio l'altro giorno stavo andando a Salerno, tutto. Non so se a te ti succede, adesso io quando sto in macchina e devo passare sotto un ponte o sopra un ponte, non so, mi fisso un po' di più. Per esempio andando a Salerno ho trovato tanti ponti cantierati, no? Perché? Sì, perché finalmente qualcuno si sta rendendo conto. Sono state completate queste prove di forza sul viadotto Gatto, che è quello lì all'ingresso proprio di Salerno, sono state fatte queste prove di sforzo, vengono fatte sugli esseri umani, lì è una prova di forza per capire la stabilità di quel ponte. Però la domanda è perché c'era bisogno di una tragedia come quella di Genova per ricontrollare tutto e fare una relazione dettagliata. Adesso ci dicono di stare tranquilli, però è inevitabile che tra i cittadini c'è sempre la preoccupazione, capita anche a me, devo dirlo, quando si passa sopra un ponte, magari si avverte un po' una vibrazione o c'è maltempo, di essere preoccupati. Non è un paese sicuro. Ma anche perché poi a volte quando si parla di sicurezza, Gaetano, si creano degli allarmismi. No, la gente, io mi ricordo quando sono iniziate le scuole, una delle notizie che abbiamo detto che le scuole non di Giuliano, è una notizia nazionale, no? Certo. La maggior parte, una percentuale altissima di scuole sul territorio nazionale non sono a norma. Noi non abbiamo detto che non sono sicure, no? Ma non sono a norma, cioè non rispettano tutte le regole che l'attuale Stato perché ci chiede di fare. Perché i fatti di cronaca ci portano poi alla psicosi. Sì, un po' perché dicono che non ci sono soldi per metterle a norma, un po' però si fanno le leggi, quindi quelle leggi dovrebbero avere dei fondi, no? Nel momento in cui vengono, certo, fatte proprio per mettere a norma. Però intanto la gente ha paura.
ha paura perché poi succede che arriva la notizia che è venuto giù il tetto di quella chiesa, perché succede anche a noi, per esempio adesso devo urgentemente intervenire in parrocchia perché la pioggia anche di quest'estate così insistente, noi pensavamo che l'estate ci dava un po' di tregua, no, per sistemare il tetto, invece la pioggia tiene ancora il tetto umido e quindi ho dei problemi di intono che viene giù e di infiltrazione. Succede nelle scuole, stamattina leggevo che in un tribunale è venuto giù un po' di tetto, cioè un po' qua, un po' là, però... Perché si interviene sempre dopo? Perché ritorniamo sempre al discorso della prevenzione, mai una volta che si è riusciti ad arrivare prima su queste cose, dunque si arriva sempre dopo le tragedie, crolla un ponte e si controllano tutti i ponti, arriva un terremoto, ci sono delle tragedie e si parla di antisismicità. Ci ricordiamo tutti quella scuola che venne giù, no, per il terremoto, e quanti bambini morirono a scuola. Uno dice, vabbè, ma un bambino può morire anche a casa, però è altrettanto vero che quando è in una scuola noi pensiamo che lo Stato più a volte anche più di una famiglia, no? Deve proteggere un cittadino e soprattutto un cittadino negli minore. Altri stati europei, per non citare altri territori, altri stati europei di fatti del genere se ne sentono molti molti di meno. Addirittura ieri in Sicilia è morta una donna perché aveva un infarto in corso e si è bloccata l'ascensore. Dunque perché non andare prima a vedere se un ascensore ha un problema prima di arrivare a fatti del genere? Purtroppo è un problema di cultura italiana. Che cosa possiamo dire, insomma, anche per mettere prima nella prima parte abbiamo parlato di buon umore, no? Perché a volte queste cose mettono cattivo umore, mettono insoddisfazione e che poi sfocia anche in quella rabbia, no? Che non è mai una denuncia, ma magari una rabbia violenta, una rabbia spesso verbale, così come la troviamo anche sui social. Anche possiamo provare a dire a volte che cosa può fare un cittadino, no? In che modo può portare avanti una denuncia, cioè non lasciarla andare, mettersi magari in comitati di quartiere, no? Le scuole, le associazioni, delle scuole. I comitati e le segnalazioni agli enti preposti. Cioè, direi a scuola, a scuola anche fare alleanza con i professori, con i dirigenti, perché a volte i primi inascoltati sono anche loro. A volte anche certo, un dirigente più volte denuncia delle situazioni o chiede, no, a chi è dovuto, anche a chi è dovuto, no, viene chiesto insomma di mettere in sicurezza delle cose. A volte non si risponde o si risponde che non ci sono i fondi, quindi anche il titolare di una scuola si trova da solo poi ad affrontare queste esigenze. Sì, l'alleanza, andare fino in fondo, tutto secondo me, è far sentire i disagi. Non si può aggiustare una scuola, chiudiamo la scuola, non si va appunto finché qualcuno non interviene. Non si può andare avanti e stare sempre lì con l'ansia e la preoccupazione. Proprio stamattina, poco di venire qui in trasmissione, sono stato a Melito, dove c'è la scuola alla Vinaia, una scuola materna. Anche lì ci sono dei gravissimi problemi, ci sono dei fondi che non riescono ad essere sbloccati. Dunque per si i lavori. Esattamente. Quindi diciamo sì, c'è il problema. C'è il modo per risolvere il problema, ma c'è qualcosa burocraticamente che blocca la risoluzione del problema. Trovare la qui questione, è proprio, come dici tu, e non arrivare allo scontro. Io credo, che qui ci sia la sfiducia delle persone. Perché come è possibile? Qual è il motivo, no, per cui una burocrazia molto spesso impedisce anche gli interventi? Forse questo questo capitava nell'opinione anche con via Santa Caterina di cui parlavamo prima. Perché non si interviene? Perché comunque c'è tutta una procedura di gara, ci sono delle figure da nominare, quali il direttore dei lavori ed altre figure di responsabilità con un'opera del genere, invece il cittadino vorrebbe subito l'intervento. Dunque ci vuole anche su Santa Caterina, noi anche l'altra settimana abbiamo mandato delle immagini, siamo andati un po' a vedere la situazione dei fatti. Indubbiamente, no, io ho sentito tante volte il sindaco, voi le seguite anche più da vicino queste vicende. Per carità, io si comprende sempre tutto, però io mi chiedo com'è possibile dopo tanti mesi, no? La sensazione è che quando tu vai a Santa Caterina nulla sia cambiato, con una differenza, che se la pioggia in estate è un'eccezione, da oggi in poi, che è autunno, sarà la normalità. E quindi ritorneremo a dire che non si può intervenire perché non ci sono i soldi, o perché non si può intervenire perché piove, o perché non possono lavorare. Cioè, capite, dire, questa cosa sfiducia è molto delicato. Un po'. Anch'io sono stato settimana scorsa, ho visto che la voragine sta sempre lì. Gaetano, però vedo che fanno i ponti per la luna. Non so se mi spiego, li fanno i ponti per la luna. Abbiamo visto il Giappone venire giù, mezzo Giappone, per un terremoto. Una strada l'hanno fatta dopo 40 giorni, non erano 100 metri di strada. No? Questo è qualcosa che comunque... Ecco, non è sembra un paese in cui tutto va a rilento. E questo non vuol dire che diamo una colpa al sindaco. Capiamo che anche lui vive in un sistema, no? Così proprio difficile, che blocca realmente ogni situazione. Perché qua non è prendersela con Tizio piuttosto che con Caio. Il problema è proprio il sistema Italia, a volte che è pesante. Assolutamente. È pesante. Vedi, vediamo anche un po' di queste immagini, no? Perché io l'altro giorno, poi quando vai a Santa Caterina, la gente neanche vuole più parlare, cioè la gente proprio dice che diciamo, che dobbiamo poi dire. Si arriva all'esasperazione, si arriva alla sfiducia generale.
Chiedevo a un panettiere, dico, ma lei vende pane? E lui dice, non guardi, cioè basta guardare. Sono passati anche l'altro giorno, fortunatamente sono gli operai della ditta che vanno lì e già. Sono intanto i le scuole rimasti. Sono iniziate, anche l'inizio delle scuole era un certo. Po', no, però so che insomma adesso sta andando abbastanza, una situazione, una soluzione. Gaetano, noi volgiamo quasi al fine di questa chiacchierata, no, la certezza è che arriva l'autunno, poi l'inverno, quindi non è anomalo che tira il vento, non è anomalo che piove, no, magari come dicevamo noi qualche situazione è cambiata, però sembra che in questo cambiamento ci stiamo pure iniziando un po' ad abituare. Cosa possono fare di più, no? Cosa possiamo chiedere di più a queste istituzioni? Beh, innanzitutto stamani c'è stato il crollo di questo cartellone, dunque ci auguriamo che tutti i cartelloni delle strade statali della nostra zona vengano controllati prima che ne crollino altri e soprattutto si intervenga anche sugli alberi. Anche questa volta ci troviamo a quello che diciamo prima. Sono stati prima i crolli e poi magari forse si interviene. Dunque stamani fortunatamente è andata bene, dunque speriamo che continui ad andare bene, ma soprattutto, bravo, soprattutto speriamo che dopo queste situazioni, adesso che sappiamo che comincia l'inverno, si possa iniziare un po' ad avere più cura del nostro territorio, cominciando magari dalle strade, no? Che non è possibile. Servono ogni volta da che monito piove. Questi crolli di stamani. Non può essere che ogni volta che piove ci troviamo in situazioni veneziane. Questo non succede solo qui a Giuliana, succede in tutta l'area campana, ma vedi che le stesse cose succedono in Sicilia e ahimè adesso vedi che anche il nord è sempre più interessato un po' da queste situazioni di incurie. Forse ci vogliono troppi soldi. Il problema rimane sempre quello economico, perché qui in Italia tutto sommato, no, la situazione economica con i vari è così ancora di stabilità, è ancora con le casse bloccate nord e sud ormai, e poi la situazione economica è così ancora poco chiara in Italia, no, perché siamo sempre distratti a parlare di cose inutili e futili, no, a partire da dove fare le Olimpiadi, a partire da dove andare a cena, da uno piuttosto che da un altro, buttato fuori da un supermercato che addirittura pare avesse chiesto pochi spiccioli per acquistare una banana, un ragazzo nigeriano hanno intervistato stamattina di Repubblica. Dunque secondo me un governante deve occuparsi di questi problemi di oggi e poi oggi sembra che tutti vogliono parlare, ecco, vogliono parlare delle Olimpiadi, dove le fanno, si vuole parlare di quello che succede su una barca e basta, si vuole parlare di dove andare a Cina da una corrente a un'altra politica, e poi intanto la situazione italiana è un po' questa qua. Bene, mettiamoci di buon umore pensando che tanto lo può fare il cittadino con delle denunce, mettendosi in comitati di quartiere, mettendosi insieme e provare poi a seguire con attenzione, no, l'iter di queste denunce. Segnalare, e poi anche sui social a volte fate foto, rendete virali quelle foto dove ci sono veramente le situazioni pericolose per noi cittadini. Rendete virali quelle cose là, invece di pubblicare adesso, no, tutti che Grande Fratello, tutte queste inciuci, no, che là siamo subito virali. Provate a essere virali sui social anche con queste cose importanti. Pubblichiamoli dove qualcuno denuncia qualcosa che può essere pericoloso per tutti, in modo che magari anche in quel caso salviamo qualche vita umana e rendiamo più veloci, come devo dire, un po' gli interventi. Allora Gaetano, io ti ringrazio per questa chiacchierata, buon lavoro al TG, so che continuerete a seguire un po' queste giornate di vento e di pioggia. Intanto noi andiamo in pubblicità e ci troviamo subito dopo con Carmen per i saluti finali. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. And we... Carmine, com'è che l'abbronzatura già se ne sta andando? Non lo so. Dove si prende il sole in questo periodo dell'anno? Ragazzi, a Sharm per esempio si prende il sole? Va a Barcaduro. A Barcaduro anche? Barcaduro. Adesso poi ne parlavi, andare a fare selfie a Barcaduro, ma una cosa bellissima. Ma quello che è rimasto è il sole di Barcaduro, esatto. È indelebile. Soprattutto di queste bellissime estate al Key Beach. A Barcaduro, che bello, bello, bellissimo. Vero? Esatto, bene. Va bene. Andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare, ma vi ricordo che questa sera siamo in replica alle ore 20:30, siamo ritornati all'orario normale e potete rivedere tutte le rubriche sul nostro canale YouTube Casa Chalet e anche sulla nostra pagina Facebook, dove potete rivedere anche le dirette sempre. E mi devi dare qualche consiglio circa la socializzazione in palestra, perché in palestra non mi parla nessuno? Perché evidentemente sei antipatico. Questo pure me lo sto facendo, questa domanda, va bene. Mi parlano tutti. A te, immagino. Cioè,
proprio delle volte e non riesco a concentrarmi sugli esercizi. 3 anni che sono in questa palestra, forse conosco un solo uno solo. Io bastano 5 Ma perché minuti. Lui sempre che mi dà da parlare, forse per me va bene. Quindi che sia pranzo, che sia cena. Che sia pasto couscous. Buon appetito. Buona serata a tutti. Baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. No cat could you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say?